Si è spento questa mattina alle 9.34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Il Papa Emerito Benedetto XVI aveva 95 anni. Nato a Marktlamin in Baviera, Josef Ratzinger è entrato in seminario a 12 anni e ordinato sacerdote nel 1951 a 24 anni. Nominato arcivescovo di Monaco di Baviera da Paolo VI con Giovanni Paolo II è diventato cardinale, che poi lo volle con sé dal 1981 come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. È stato il 265esimo pontefice della Chiesa Cattolica dal 19 aprile 2005 fino al 28 febbraio del 2013, quando ha deciso di rinunciare al soglio pontificio. 8 anni di pontificato in uno dei momenti più profondi di crisi della Chiesa, lacerata da divisioni e sporcata da peccati sessuali ed economici. Poi la rinuncia e l'inedita creazione della figura di Papa Emerito. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio il corpo di Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli, mentre giovedì 5 gennaio si svolgeranno i funerali presieduti da Papa Francesco. Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13.30 del TG La 7. Dunque, Papa Emerito Ratzinger si è spento questa mattina, aveva 95 anni, al suo fianco c'è stato fino all'ultimo Monsignor Genswein, che è stato sempre accanto a lui negli ultimi giorni. Era stato proprio Papa Francesco, mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale, a annunciare il fatto che le sue condizioni di salute erano molto gravi e ad invitare tutti a pregare per lui. E a Piazza San Pietro stanno arrivando i fedeli per iniziare a pregare per lui e per noi. A Via della Conciliazione c'è Flavia Fratello. Buongiorno Flavia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, mi trovo in Via della Conciliazione, alle mie spalle vedete Piazza San Pietro. L'afflusso di persone è però ancora sostanzialmente quello di una normale giornata di festa, del giorno di Capodanno, giornata importante comunque per la liturgia della Chiesa Cattolica. Abbiamo sentito un po' di persone, ovviamente c'è il cordoglio per la morte di Papa Ratzinger, ma tutto sommato al momento ancora non ci sono segni esteriori di questo lutto, nulla sembra cambiato. La differenza è stata, come dicevi tu, che ovviamente quando la notizia si è diffusa si sono aperte le porte della sala stampa qui in via dell'ospedale al numero 1, che è una stradina laterale di via della Conciliazione, e il capo della sala stampa Matteo Bruni ha rilasciato una brevissima dichiarazione che io vi farei ascoltare immediatamente. Vengo con una notizia triste, quella che vi abbiamo già anticipato questa mattina con il bollettino di questa mattina, cioè che con dolore vi informiamo che il Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto questa mattina alle ore 9.34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Come informazioni in più al momento, per vostra conoscenza, aveva ricevuto l'unzione degli infermi mercoledì scorso al termine della messa nel pomeriggio, sempre nel monastero e alla presenza delle memores. L'altra informazione che in questo momento riesco a darvi è che giovedì 5 gennaio alle 9.30 ci dovrebbero essere i funerali in piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre, evidentemente. Come sapete, già da lunedì dovrebbe essere presente il corpo del Papa Emerito nella Basilica di San Pietro per le preghiere, per un ultimo saluto, un incontro con tutti quei fedeli che volessero recarvisi. Ecco. E appena avremo altre informazioni, sia per quanto riguarda gli accessi alla Basilica che eventualmente per il funerale, vi faccio sapere, ci diamo appuntamento e torno a darvele eventualmente secondo le modalità che riusciamo a fare in quel momento. Ecco.
Ecco, come avete sentito è stata una comunicazione sicuramente ricca di pathos, c'era molto dolore nelle parole di Bruni, ma è stata una comunicazione abbastanza stringata. Questo perché mentre da tutto il mondo, veramente da tutto il mondo, arrivavano messaggi di cordoglio per la morte del Papa Emerito, di Josef Ratzinger, in Vaticano si sta studiando quella che sarà la possibile modalità delle esequie di Papa Ratzinger e anche di tutto ciò che ne seguirà, perché per l'appunto è un unicum nella storia. Ci sono, come tutti sapete, dei precedenti storici di pontefici che hanno rinunciato al loro pontificato, ma non si era mai dato il caso di un Papa emerito, e dunque si stanno studiando ovviamente delle modalità protocollari che permettano di rendere omaggio al quello che era stato un pontefice ma che ora non lo è più. Tanto per farvi un esempio, uno dei primi atti che vengono compiuti quando muore un pontefice è la distruzione del cosiddetto anello del pescatore. Ebbene, Papa Ratzinger, Josef Ratzinger, non lo possedeva più dal momento che il 28 febbraio del 2013, come ricordavate anche nei titoli, aveva per l'appunto rinunciato al suo incarico. Ci sono invece, e lo sentivamo nelle parole del capo della sala stampa, i 3 giorni di esposizione della salma proprio per poter permettere l'omaggio dei fedeli e il funerale che verrà co-celebrato, comunque al quale parteciperà il Papa Francesco, quindi ci sarà anche lui. Vi dicevo, tantissimi i messaggi che sono arrivati da tutto il mondo, così come le prime pagine di tutti i quotidiani online hanno immediatamente titolato e aperto sulla scomparsa del Papa. Vi voglio leggere, accennare almeno ad alcuni dei più importanti, a partire da quello che è arrivato dal Quirinale, dal Presidente della Repubblica Mattarella, che è stato uno dei primi a scrivere, a twittare per questo lutto, parlando di un lutto per l'Italia. Scrive infatti Mattarella: la sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficiato della nostra comunità e l'intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa Emerito, con umiltà e serenità. E ancora anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere un proprio pensiero dicendo: Papa Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione, ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato e continuerà a parlare al cuore e alla mente degli uomini con la sua profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo magistero. Non potevano mancare i messaggi dalla Germania, la sua terra natale. Si è espresso in questo senso il cancelliere Olaf Scholz, che così ha scritto: come un tedesco, Papst era Benedict XVI, per molti, non solo in questo paese, un leader speciale della Chiesa. E non sono mancate anche i messaggi di cordoglio da parte della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, anche lei tedesca, che parla della scomparsa di Papa Benedetto dicendo che la rattrista e la sua solidarietà va a tutti i cattolici. Come vi dicevo, uno dei problemi appunto in questo momento è quello di cercare di stabilire un protocollo che permetta di omaggiare la figura di Josef Ratzinger. Per esempio, un altro dei problemi è quello che riguarda la possibilità di avere o meno alle sue esequie capi di Stato e di Governo. Se fosse stato un pontefice in carica sarebbero stati invitati. In questo caso è in dubbio il comportamento, si sta per l'appunto riflettendo in queste ore, probabilmente molti verranno comunque qui a San Pietro la mattina di giovedì 5 gennaio per rendere omaggio a Josef Ratzinger. Grazie Flavia, anche perché lo stesso direttore della sala stampa, Matteo Bruni, ha detto che i funerali comunque si svolgeranno, dovrebbero svolgersi nel segno della semplicità, come voleva Ratzinger, una figura importante che lascia un segno profondo nella storia della Chiesa. Ripercorriamola con questo servizio.
Un lungo pellegrinaggio verso casa con la C rigorosamente maiuscola. Era questa la metafora preferita da Josef Ratzinger per definire il suo dopo così lungo e così speciale, iniziato quell'11 febbraio 2013 con l'annuncio bomba di un ritiro anticipato che consegnò seduta stante alla storia la personalità di questo studioso laureato su Sant'Agostino, professore di teologia dogmatica, già prefetto per la Congregazione per la Dottrina della Fede, diventato Papa 8 anni prima, col nome di Benedetto XVI. Ad condizionem certam perveni, viris mias, in grave scente. Un motto proprio che poneva di colpo San Pietro al centro del mondo, un gesto di debolezza, ma insieme di grande umanità, se è vero, come diceva Simone Weil, che è proprio la fragilità il segno più certo dell'esistenza. Un annuncio fatto in latino che tanto dette di che pensare e commentare a teologi, giornalisti, laici e religiosi, capace di accendere i riflettori sulla situazione del Vaticano ereditata da Giovanni Paolo II e su una discontinuità che c'era di sicuro, non fosse altro che per modi e storie personali. Uno veniva dalla Polonia di Solidarnosc, l'altro, nato in Bassa Baviera, dalla prestigiosa Università di Tubinga. Meno si badò alla continuità con l'ultimo periodo del lungo, complesso pontificato di chi l'aveva preceduto, specie per quel che riguarda l'atteggiamento ultraconservatore nei confronti del mondo cattolico italiano. In certo senso Papa lo era diventato ancor prima dell'elezione vera e propria, una ventina di giorni in anticipo su quel 19 aprile 2005, quando aveva condotto una via crucis troppo impegnativa per il molto debilitato Papa Giovanni Paolo II. In quel venerdì santo del 2005 la croce si può dire fosse già sulle spalle del quasi Papa Ratzinger, in tutti i sensi. Il testo da lui scritto per quell'occasione chiamava già direttamente in causa il tema oscuro della pedofilia, tornato con le inchieste recenti sulle coperture condotte in Germania a oscurare i suoi ultimi mesi di vita. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, scrisse in quell'occasione, è proprio tra coloro che dovrebbero appartenerle completamente. Lo scandalo non era ancora esploso nelle sue reali dimensioni, né tantomeno erano emersi i veleni e gli spionaggi in atto dentro le mura vaticane, considerati poi decisivi dalla Vulgata per l'uscita di scena anticipata. Sul tema della pedofilia Ratzinger sarebbe tornato ancora più volte, legandolo sempre però al tanto criticato relativismo dovuto al collasso dei costumi avviati dalla rivoluzione del 68 e implicitamente alle aperture del Concilio Vaticano II. Chiusure che caratterizzarono i suoi 8 anni di pontificato nei confronti del mondo islamico, quando nel 2006 a Ratisbona parlò di Maometto che aveva impugnato la spada per convertire il prossimo, o con la comunità ebraica quando nel 2009 revocò la scomunica a 4 vescovi lefebvriani, uno dei quali negazionista dell'Olocausto. E altre chiusure, sia pure diplomaticamente anacquate, sono poi arrivate dall'inedito ruolo di Papa emerito verso il successore Bergoglio, accompagnate da polemiche e retroscena ruotanti tutti intorno allo stesso argomento: la distanza tra un magistero strutturato sui famosi principi non negoziabili e quello di Francesco, più aperto e scoperto fisicamente e evangelicamente sul mondo in versione chiesa da campo. Il sospetto che io mi immischi regolarmente in pubblici dibattiti è una distorsione maligna della realtà, si legge nella monumentale biografia intervista uscita tempo fa in Germania, a fugare le voci sulla vicinanza a quella parte del mondo cattolico, specie americano, fin dall'inizio avverso a Francesco. Quel Francesco col quale Ratzinger aveva dato vita all'inedita storia dei due papi, perché le immagini successive al motto proprio ce le ricordiamo tutti, a cominciare da quella del volo sull'elicottero immacolato che lo portava a Castel Gandolfo, fino a quella sicuramente più solenne di tutte, davanti alla porta di San Pietro per il giubileo del 2015, carica di senso soprattutto per quello che lasciava e lascerà sempre intuire. Questo è il ricordo di Papa Ratzinger. Adesso andiamo avanti con il telegiornale, magari ci ricolleghiamo, Flavia, più tardi al termine delle notizie per se c'è qualche novità. Allora, nel frattempo il mondo sta cercando di capire qual è la vera situazione in Cina per quanto riguarda l'ondata di Covid. Sappiamo che alcuni paesi in Europa hanno preso dei provvedimenti per i viaggiatori in arrivo dalla Cina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera appunto queste preoccupazioni illecite, ma insiste che bisogna fare chiarezza.
Una videoconferenza con il governo cinese e poi una richiesta chiara. Pechino condivide in tempo reale i dati sul Covid. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita ancora una volta le autorità cinesi alla trasparenza sui numeri della pandemia, sia il sequenziamento del virus fondamentale per capire se ci siano state varianti del coronavirus che su quale impatto stia avendo la diffusione del virus nel paese. Ricoveri, decessi, vaccinazioni, dati che la Cina sino a questo momento ha negato di voler occultare, ma che stando alle immagini non ufficiali, a quelle che scappano nelle maglie della censura e finiscono sui social, non sarebbero in linea con quanto filtra dal web. Secondo il quotidiano britannico Guardian, in Cina ci sarebbero almeno 18 milioni di positivi, con almeno 100.000 decessi dal 1 dicembre a oggi. La risposta del presidente cinese Xi Jinping non sembra orientata ad accontentare l'OMS. Vediamo la luce in fondo al tunnel, sono le uniche parole pronunciate oggi sul tema Covid. Nei giorni scorsi Pechino aveva definito discriminatorie decisioni del governo italiano, a cui si sono aggiunti anche Gran Bretagna, Francia, Spagna e altri paesi, di sottoporre a screening tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. L'obiettivo non è solo evitare la diffusione del contagio, ma anche capire se il virus si è ancora mutato. Al momento non c'è ragione di allarmarsi, dice dalle colonne del Corriere della Sera il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. È già stata sequenziata la variante Griffon, una sottomutazione di Omicron, e in fase di studio l'impatto che potrebbe avere dal punto di vista sanitario. Da noi comunque la copertura immunitaria, dice Brusaferro, è elevata e non dobbiamo scordare che i nuovi vaccini disponibili contengono anche la variante Omicron, oltre a quella originaria di Wuhan. Per questo Brusaferro insiste, occorre vaccinarsi. Al momento solo il 12,3% degli over 80 in Italia ha fatto la quarta dose, numeri che stridono in confronto ai dati della mortalità tra gli ultra ottantenni. Per i non vaccinati il rischio di mortalità risulta infatti 11 volte più alto rispetto a chi si è immunizzato con la seconda dose booster da meno di 120 giorni. Le bollette inizieranno a scendere, prima quelle dell'energia e poi quelle del gas, ma il nuovo anno porterà purtroppo altri rincari. Sarà una partenza tutta in salita quella dei consumatori. All'inizio del nuovo anno tanti rincari da affrontare, il primo subito da domani, quello del costo del carburante. Dal 1 gennaio scompare il taglio delle accise deciso dal governo Draghi e non prorogato dal governo Meloni. Non ci sarà più lo sconto su diesel e benzina, che torneranno a costare 18,3 centesimi al litro in più. Il termine scade alla mezzanotte di oggi. L'aumento peserà in particolare sugli autotrasportatori e sui pendolari. Da domani si dovrà fare i conti anche con l'aumento delle tariffe autostradali. Non accadeva dal 2018, quando dopo il crollo del ponte Morandi furono congelati i costi. Ora i pedaggi cresceranno del 2%. Il rincaro riguarderà però solo il 50% delle società autostradali italiane. A luglio ci sarà un secondo scatto e al casello si pagherà un altro 1,34% in più. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini precisa: in Italia c'è una situazione migliore degli altri paesi europei. In Spagna per 11 tratte autostradali è previsto un incremento del 4%, in Francia del 4,75% dal prossimo 1 febbraio, che si aggiunge ad un aumento dei pedaggi francesi nel 2022 del 2%. Nessun aumento sulle autostrade A24 e A25 che collegano il Lazio all'Abruzzo. C'è poi un altro rincaro da affrontare, quello degli stipendi di colf e badanti, che a gennaio saliranno del 9% e dunque ci sarà un aumento dei contributi. Quest'ultimo rincaro peserà soprattutto su pensionati non autosufficienti e sulle coppie di genitori lavoratori con bambini. Il contratto che regola i rapporti di lavoro di colf, badanti e babysitter con le famiglie prevede un aumento annuale dei minimi retributivi in base all'inflazione, che andrebbe concordato tra le parti in un incontro al Ministero del Lavoro. Se dopo la terza riunione non si trova un accordo, l'aumento scatterà nella misura dell'80% dell'inflazione registrata a novembre, cioè quasi del 10%. Il 3 gennaio ci sarà il secondo incontro e il 18 eventualmente un terzo. Situazione pesante per tutti, che si somma ad un generalizzato aumento dei costi della spesa, delle bollette del gas e delle prestazioni sanitarie. E oggi il presidente russo Vladimir Putin, nel discorso di fine anno, è tornato a parlare dell'Ucraina. Ha detto: l'Occidente ha mentito sulla pace, preparandosi all'aggressione. Oggi non prova alcun imbarazzo ad ammetterlo apertamente e utilizza l'Ucraina per dividere la Russia. Intanto sul terreno si continua a combattere, a pagare il prezzo più alto è la popolazione.
Ieri il faccia a faccia online, nel quale hanno definito quella tra i due paesi una partnership senza limiti. Oggi lo scambio di auguri, nel quale il presidente cinese Xi Jinping si è detto disposto a mantenere stretti scambi con Vladimir Putin e a guidare le due parti ad approfondire il coordinamento strategico globale e la cooperazione concreta in vari campi. Le relazioni sino-russe, insomma, continuano a rafforzarsi, un'alleanza che per Mosca, isolata dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina, è sempre più vitale. Sul campo, il conflitto scatenato dal leader del Cremlino, che intanto ha esentato i soldati e gli altri dipendenti pubblici inviati in Ucraina dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed è tornato ad accusare l'Occidente, che ha detto ha usato l'Ucraina per dividere la Russia, prosegue senza che si aprano spiragli di diplomazia. Gli attacchi russi si susseguono regolari. Poco fa, dopo l'allarme aereo, diverse esplosioni sono state udite nella capitale Kiev, a Kharkiv e a Zaporizhia. Il timore rilanciato dall'intelligence britannica è che la Russia possa scatenare un nuovo attacco su vasta scala, a distanza molto ravvicinata rispetto a quello di due giorni fa, per minare il morale della popolazione durante le festività di Capodanno. E questo nonostante, secondo l'Istituto Ucraino per lo Studio della Guerra, la Russia starebbe esaurendo la propria scorta di missili, tanto che l'ultima offensiva, quella di ieri, è stata caratterizzata dall'uso di droni kamikaze che, secondo il comando militare di Kiev, sarebbero stati tutti distrutti. Sulla vera e propria linea del fronte in Donbass, intanto, la situazione continua ad essere di stallo. L'Ucraina comunque rivendica la liberazione del villaggio di Novosilsk nel Lugansk e la cattura di numerosi soldati russi. Manteniamo le nostre posizioni in alcune aree del fronte e avanziamo un po', ha detto il presidente Zelensky, che intanto è oggetto di forti critiche per aver firmato un disegno di legge che rafforza il potere normativo del governo sui mezzi di informazione, una riforma dei media che in teoria punterebbe ad allineare la legislazione ucraina a quella dell'Unione Europea e a combattere la propaganda russa, ma che in pratica, secondo molte organizzazioni giornalistiche nazionali e internazionali, potrebbe erodere la libertà di stampa. Stanotte un incendio è divampato a Santa Caterina di Paisan di Prato, vicino a Udine, all'interno della sede di una comunità che si occupa di accoglienza per ragazzi. C'è una vittima, un ragazzo di 17 anni di origine albanese. Un altro ragazzo di 16 anni ha riportato ustioni di primo grado ed è stato trasportato in gravi condizioni al centro Grandi Ustioni di Verona, mentre un educatore è rimasto intossicato e ricoverato all'ospedale di Udine. Le cause dell'incendio sono ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco. E facciamo adesso una breve pausa e ci rivediamo subito dopo per tutti gli aggiornamenti. Bentornati in studio e riprendiamo con la notizia di apertura della scomparsa di Benedetto XVI. Ci sono le parole del suo testamento, parole che lui aveva già affidato all'arcivescovo Georg Ganswein, scusate, che appunto verranno diffuse in un libro che uscirà a gennaio. Le leggiamo rapidamente: rimanete saldi nella fede, non lasciatevi confondere, Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita, e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il suo corpo. E allora, per capire che cosa succederà nelle prossime ore, noi torniamo da Flavia Fratello, che si trova in via della Conciliazione. Flavia. Sì, esatto, mi trovo in via della Conciliazione anche perché la polizia ha cominciato a far defluire i turisti che si trovavano invece in piazza San Pietro, sta chiudendo, diciamo, la zona del colonnato, si presume proprio in seguito alla morte di Josef Ratzinger, anche se, come vi dicevo anche prima, non molto della liturgia prevista per l'ultimo dell'anno è cambiata, tant'è che al momento è ancora confermato il Te Deum di ringraziamento che tradizionalmente viene celebrato, e l'appuntamento è fissato per le 18 e, ripeto, al momento è stato confermato. Nel frattempo invece continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Prima vi avevo accennato a quelli del Presidente della Repubblica Mattarella, della Presidente del Consiglio Meloni e dei rappresentanti europei. Anche il Presidente russo Putin ha voluto
inviare un telegramma direttamente a Papa Francesco, un telegramma di cordoglio che recita così: Benedetto XVI è stato un'eminente personalità religiosa e di Stato, un convinto difensore dei valori tradizionali cristiani. Questa è una parte appunto del messaggio presidente russo, del leader russo Putin. Questo insomma ci ricorda come la figura di Benedetto XVI, di Josef Ratzinger, sia stata molto legata a questo aspetto, anche se in realtà lui è stato capace di importanti innovazioni e importanti riforme all'interno della Chiesa, che furono poi fra l'altro oggetto di speculazioni quando decise di lasciare il soglio pontificio. Lo si ricorda anche per polemiche abbastanza violente, per esempio nel 2006 il famoso messaggio di Ratisbona che irritò tantissimo il mondo musulmano, quando per esempio nel 2008 gli fu impedito di inaugurare l'anno accademico alla Sapienza perché una sessantina di professori si opposero proprio alla sua presenza. Eppure la figura di Benedetto XVI resta la figura di un importantissimo pontefice, di un teologo che diede un'impronta sicuramente fondamentale per quello che è stato il magistero della Chiesa. Ora, Manuela, ci si interroga anche su che cosa succederà a Papa Francesco, perché probabilmente molti di voi ricorderanno come qualche giorno fa fece scalpore, fece notizia la missione fatta dallo stesso Francesco a ABC, l'emittente spagnola, di aver già firmato una lettera nella quale diceva di voler essere sollevato dal suo incarico qualora ci fossero stati impedimenti fisici. Non è la prima volta che un pontefice firma una lettera del genere, l'aveva già fatto per esempio Paolo VI e l'aveva fatto anche Giovanni Paolo I, senza poi ovviamente usarla. Papa Francesco lo ha fatto e immediatamente questo ha fatto sì che in tanti pensassero che anche lui sia in procinto di lasciare il suo magistero. Peraltro in questo momento Papa Francesco ha 85 anni, come aveva 85 anni Benedetto XVI quando per l'appunto lasciò. Non sembra il momento, non sembra il caso, anche perché Papa Francesco ha in programma a breve una serie di viaggi molto importanti, uno in Congo, un altro in Mongolia, quindi sembra essere insomma esclusa almeno nell'immediato futuro una decisione simile da parte di Papa Francesco. Certo, si diceva anche che non l'avrebbe mai presa finché fosse rimasto in vita Josef Ratzinger, perché diciamo così avere una serie di papi emeriti non sembrava il caso. Con la scomparsa di Benedetto XVI, di Josef Ratzinger, diciamo tutto si rimette in discussione. Flavia, e su questo aspetto sappiamo manca un protocollo, infatti bisogna adesso definire bene come avverrà questo funerale, ma il fatto di lasciare il soglio pontificio prima della morte, come invece avveniva, è sempre avvenuto diciamo nei secoli, potrebbe dar luogo allora ad una nuova era per la Chiesa? Potrebbe inaugurare una consuetudine, ripeto, è molto molto improbabile, anche se i precedenti, come dicevamo, di questa lettera di cui ci ha parlato Papa Francesco un paio di settimane fa, ci sono tre papi la firmarono. Dopodiché io ricordo ad esempio la presa di posizione del segretario particolare di Giovanni Paolo I di Wojtyla quando Josef Ratzinger, Benedetto XVI, lasciò il soglio pontificio e lui disse non si scende dalla croce. Fu una critica abbastanza forte alla scelta operata per l'appunto da Benedetto XVI, perché venne ritenuta un passaggio non consono. In altri invece lessero nella sua scelta una scelta di umiltà e di presa di coscienza della sua incapacità, stando
nonostante appunto le condizioni fisiche, di non riuscire più a guidare come avrebbe voluto la Chiesa, anche se poi fortunatamente ha vissuto ancora diversi anni, perché appunto come dicevamo l'annuncio venne fatto in latino l'11 febbraio del 2013, lo capì solo una collega, Franca Giansoldati, che conosceva molto bene il latino ed era presente in quel momento quando Benedetto XVI lo raccontò, divenne effettivo diciamo, l'abbandono il 28 di febbraio, ma poi dal 2013 a oggi Josef Ratzinger ha vissuto e continuato anche a dare il suo apporto, benché con grandissima discrezione, sempre un passo indietro, rifiutando ogni volta di essere accostato a Papa Francesco. Bene, grazie, grazie a Flavia Fratello, e leggiamo un attimo le parole di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Vaticana Josef Ratzinger, Benedetto XVI, che ha detto: è stato un grande papa che ha dato tutto per la Chiesa, vorrei esprimere un sentimento di gratitudine per averlo avuto. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, dopo di noi il documentario su Papa Ratzinger dal titolo Benedetto XVI, l'avventura della verità, e poi stasera, dopo il discorso di Mattarella, speciale in onda condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. La prossima edizione del telegiornale alle 20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.